la polizia di Los Angeles, che siamo a San Francisco. Signori miei, ben ritrovati con il nostro Watch Dogs 2. Continuiamo la nostra missione per potenziare la versione cinese di Kit Supercar, che tra l'altro si guidava veramente bene. Nello scorso appuntamento abbiamo fatto una fuga incredibile dalla polizia e ho notato quanto sia controproducente andare a cercare di creare zizzania con gli sbirri, perché veramente far fuga è piuttosto difficile. C'è l'imbarcadero, aspetta che parcheggio la mia Mustang. Ma perché scorreggia tutte le volte che scendo? Vabbè, allora è qua sotto, sottoterra. C'è un parcheggio sotterraneo, dobbiamo trovare l'entrata. No, far partire l'auto non mi interessa. L'entrata dovrebbe essere qui vicino. Ok, eccolo qua. Imbarcadero. Che palle. Il blocco del Prozzi è in piedi. Bye bye. Che brutto vedere. Buongiorno. Permesso. Questo serve sempre. Evento Dexter. Ah, è una roba online questa. Ehi Marcus, quando ci sei vai da French al garage. Certo. No, adesso no. È arrivata la pula. Non prendo questa. Permesso. Vieni fuori con le mani alzate. Sì, sì, fidati, ciao. Boh, non va un culo, a posto. Centrale, ci servirebbe supporto aereo qui. Oddio, lampione. Permesso, signora, mi scusi. Minchia, se non va quel furgone qui, aiuto. Permesso. Ops. Porca troia. Ok, vi ho portato anche un furgoncino del CTOS. Siete contenti? Quindi adesso diventa veramente una super macchina? Non credo. Oh mio Dio. Fast and Furious, guarda Frank. Le sfide. Ok, Pimp My Ride, vai così. Musica anni 80, perfetto, proprio supercar. Allora, gente, accendiamola. Tutto facile, tutto... E vai! Tutto sempre pronto. Cazzo! Questo mondo. No, in effetti no, hanno cannato, dai. Non so, toglie mai la maschera, Valenska. Mi fa schifo. Esteticamente orribile. Oh, Josh! Cazzo, sì, facciamolo!
Adesso facciamo il film. Cioè, ci ha fatto sopra delle grafiche orribili la tipa, veramente. E dai, Marcus, salta, l'acqua è calda. Sei pronto? Okay, oh mio Dio. Servirebbe il turbo, aia. Bam! Non sono la smart car della mamma. Eccolo il turbo. Avremo problemi con la polizia. Perché con tutte queste canzoni. Più o meno. Li colpiremo dove fa più gigahertz. Che schifo. E ora il gran finale. Chi domina internet? Che schifo. Perché l'avete distrutta? La macchina della Madonna. No. È iniziato un po' in sordina e poi boom. I numeri non fanno che crescere. Era il bersaglio giusto. Sì, ma... sicura? Hai dei dubbi? No, dopo ci cambiamo, certo, eh. Numeri, ma... Marcus. Non so, è... È ora. Ma adesso che facciamo? Insomma, sul serio. Alziamo la posta. Esatto, quello che pensavo. Mi è appena arrivato, praticamente comanda, diciamo, vabbè. State guardando? Chi è questo? Lo so. Ah, è quello che faccio a giochi. Setiu.com. Il canale per i depressioni, o no? Sì, loro. Cioè, dai, guardateli. Hanno addirittura un loro marchio. È il capo della Blu. Da quando sono entrati nella nostra rete di server. Esatto. Porca puttana, non urlarmi nelle orecchie. Usa la tua voce interiore, ok? Comunque, manca solo la stretta di mano. Collaboriamo con l'Umeni Zulu. Nel caso ci siano dei danni collaterali nel nostro rapporto. Saranno discreti. Missione completata. Pidu-du-di-du. Quanti follower? Supercar, trofeo guadagnato infatti, la citazione era palese. Abbiamo anche un vestiario attinente. Marcus, quei bastardi della New Dawn hanno cancellato il nostro video. No! Ci credi? Oh, certo che sì. Il capolavoro di Jimmy Siska? No, ditemi di no. E noi cosa possiamo fare? Vieni alla Care Spazio quando hai un minuto e pensiamo al modo migliore per vendicarci. Ci sto. Ma ci sono già. Tesoro, sono qui. Pronto? Ti svegli? Vabbè, io mi vesto. Puttanata. Puttanatina, va bene. Non è neanche brutto, dire la verità. Cappelli? Che schifo. No, orribili. Orribili. Voglio stampare qualcosa con la stampante 3D, ma gli altri pensano che non funzionerà. Che cosa? Un dildo o un gatto? Non sono ancora sicuro. Un dildo? Indeciso tra un dildo e un gatto. La gente continua a parlare di stampare pistole, solo che sembrano anche pistole. Allora perché non un dildo, un gatto,
un unicorno e poi bam, si scopre che cos'è davvero. A quanto pare dovrei fare un po' di prototipi per la pistola dildo unicorno, sai, prima di preoccuparti dell'estetica. La resina non costa poco. Hai ragione. Ma questo qua non è normale, ma neanche per un briciolino. La New Dawn ha deciso di prenderci di petto. Ha fatto cancellare il nostro video di reclutamento da tutti i social e minaccia di denunciare chiunque lo pubblichi. Ci costerà un sacco di follower. Cazzo di copyright. Esatto. Guarda che non è uno scherzo, questa è una dichiarazione di guerra. Io non mi faccio censurare. Ehi, la New Dawn è piena di merda. Un cazzo di circolo per ricchi che non sanno come buttare via i soldi. Magari ci torna utile. Cioè, nessuno prenderà le parti di quegli stronzi a parte quegli stronzi. Rompiamogli il culto a quei pupazzi. Il culto? E il culto con le chiappe senza la T, Josh. Ah. Un genio. Non vogliono che mostriamo il video di quel VIP del cazzo, Jimmy Siska. Quindi partiamo da lui. Del resto è il loro portavoce più in vista. Ma è Jimmy Siska, cioè... Da piccolo avevo gli occhiali come i suoi e tenevo il colletto su. Sapevo a memoria tutto ferite aperte. Ma dai, anch'io! Avevo anche il portapranzo. Che infanzia difficile, ragazzi. Figo. Dai, no, non si scauca, ok? Tutti ma non e mi dai, prego. Ci sarà pure un altro modo, no? Io non... È in città a girare Cyber Driver. Pensavo solo che magari possiamo parlarci e incasinare il suo rapporto con la New Dawn. Magari perché in città girare Cyber Driver se la missione iniziale è stata vedere il trailer del film, che il trailer è fatto aspetta, con le parti già girate, un culto. Cioè. Quindi la battuta era del tutto fuori contesto e Ok, pensiamo a Siska. Non avrà ancora finito. La New Dawn tiene dei registri per ricattare gli imbonitori VIP. Cerchiamo nella sede locale, dobbiamo solo entrare e trovare il suo file. Tutti d'accordo? Abbiamo appena rubato la macchina, ha messo a scompiglio gli studio e viene a girare qui, certo. Di gente e vi raggiungo lì. E facciamogli il culto. Amen, fratello. Il culto. Finalmente l'ha capita anche lui. Vabbè, non ha senso questa parte. Il predatore l'ha aggredito chi è debole e fragile con la scusa della religione. La chiesa di New Dawn è una truffa. Si sale di grado soltanto in rapporto a quanto si paga. La lealtà è figlia di ricatto e terrore. Credono di essere intoccabili. Ma le cose cambieranno. Il DedSec svelerà i segreti e il vero scopo della New Dawn. Aiutateci. Prendete una maschera, protestate ai centri di reclutamento. Dite cosa pensate di loro online. Unitevi e mandiamo tutti insieme un messaggio. Ora, basta. Il DedSec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Va bene. Incontra Sitara alla protesta contro la New Dawn. E andiamo. Sembra piccolino quella moto qua. Sì che retro non è un omone. Siamo arrivati alla manifestazione. No. No. Vabbè. Tutti con le maschere, ottimi. Vediamo che c'è da fare. Guarda, è la sede degli Illuminati. Illuminatevi al modico prezzo dei risparmi di una vita. Illuminatevi al modico prezzo dei risparmi di una vita. Che dici, è abbastanza irritante. Sì. Vieni dentro a dare un'occhiata o... Sì, ma le maschere noi? Giusto, vestito per la messa. Bene. Illuminatevi al modico prezzo dei risparmi di una vita. Niente, lei fa senza. Usa il jumper. Mi continuo sempre a chiedere questo jumper. Non mi scoprirò piace. Scoprirò ciò che posso su Siska. Stiamo entrando in guerra contro questi stronzi. Mi serve tutto quello che puoi scoprire. Se vogliamo più follower, ci serve qualcosa di sconvolgente. Non possiamo inventarcelo.
Se ci scoprissero, tutto ciò che il Dedzek ha fatto passerebbe per falso. Tranquillo, se si cagano addosso, troverò le mutande sporche. Ed ecco a voi le eleganti metafore di Marcus. Sempre a disposizione. Allora, ma al solito li dobbiamo farlo personalmente. Ma sa, dai, cerchiamo di sto cazzo di jumper, perché continuano sempre a chiedermelo. Eccolo qua, mi rompi sempre i maroni con sto jumper, toh. Vai col jumper. Sei davvero in ciò che dicono i manifestanti? Non cosa? Credo, ma non ascolto quello che dico. Non sei molto intelligente. No. Me la... Non deve scappare. Me l'ha rotto malissimo. Gli ho dato un calcio, poverino. Poverino, se la sono presa con te che sei l'antenato di BB8. Allora, io direi, cerchiamo di essere un po' più maleducati. Perfetto. E ora abbiamo la chiave. Vado a fare un giretto io, tanto che sono qua. No. No, 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 no. No. Via. Si fulmina. Sei sempre stupendo. Sempre come la prima volta. Porca. Ma che ehi tu? È un drone, ehi tu. Ma guarda, bastava venire di qui. Vabbè. Sì, sì. A posto, guarda. Orco cane, vedi? Che succede? Cos'è stato? Sembra qualcuno. Via. Cos'è stato? Vai a vedere, no? Se tu andassi a vedere. Ciao ciao. Oddio, si è rotta anche la sedia qui. Adesso uno verrà a vedere, immagino. Un SMG. Da Ga uco. Facciamo così. Pian piano li secchiamo tutti. Mi dai l'SMG per piacere? Grazie. Che cosa hai buttato? No. Ah, ma questa è quella che ci siamo costruiti con la stampante 3D, che comunque è letale. Quindi penso che l'SMG sia discretamente meglio. Rintracciatelo. Dai, vieni a vedere. Demente. Stai solo peggiorando le cose. Stai solo peggiorando le cose. Dai. Deve finire per forza nel sangue. Cos'è stato? Ehi, questo tizio non dovrebbe essere qui. Non ci... Restate in guardia. Non è più qui. Non scappare, dobbiamo... Ma... Vado per uccidere. Perché non... Cioè... Io non ho parole. Perché non gli ha fatto la scossa il bagaglio che ho tirato lì? L'ho attivato 20 volte, a parte che mi ha sciottato. Ma che cazzo? Niente, niente. Tranquilli. Oh no, agente a terra! Ma
Sì. Lo so che mi senti. Dai. Oh cacchio, così lento. Ah, non ci piacciono i codardi. Penso, sir. È incredibile. Fuori, arrenditi. La zona è libera. Andà. Che cazzo gli ho fatto esplodere? Porca troia. Non allontaniamoci troppo. Cacchio, c'aveva in tasca una granata. Dammi soldi, te. Dai, apri! Merda! Shh, cos'è stato? Vai a vedere lì? Cazzo, mi fa sempre ridere quello! Dai! Ok. Andiamo, voglio una sfida vera! Girati! Esci con le mani in alto! Esci! To! Forza, arrenditi! Ah, qui è libero, cerco in un'altra zona. Ottimo! Cos'è? Buonanotte, ciao! Facciamo così. Oh Cristo, sono sul terrazzino. Smettiamo di cercare. Ho ucciso 80 persone. No, buttati, dai. No, è troppo. Ok, va bene. Ragazzi, potremmo usare Siska come alleato. Ha dei guai grossi con la Chiesa. Gli vogliono fare una seduta di emergenza. Una seduta? Vogliono i suoi soldi? Certo che sì, ma è una faccenda diversa. Si attaccano a un dannato marchingegno elettronico e giocano a psicanalizzarsi a vicenda. Che carini. Siska aspetta un maestro per la seduta. E invece arriverò io. Dice ottimo. Sul serio, vuoi improvvisare? Questa è l'idea. Prima devo fermare il vero cosa maestro. Cosa fa questo col bastone? Riceverà una chiamata da Jimmy Siska. Già, amici, dovete sentire come imita Jimmy Siska. È uno spettacolo. Non c'è tempo ora. Mi farò vivo. Ok. Pronto? Jason, sbaglio o abbiamo una seduta oggi? Jimmy, giusto, stavo per uscire. Come stai? Non bene, mi sa che ho mangiato troppe empanadas. Il mio pancino non reggerà alla seduta. Se capisci che intendo? Sì, ho capito. Empanadas? Diarrea esplosiva. Sì, ma avevamo capito. Ho capito. Infatti. Vuoi che rimandiamo? Sì, sarebbe meglio. Ho preso un paio di pastiglie. Ti richiamo più tardi, promesso. Va bene? Va bene. Rimettiti in sesto, Jimmy. Ci proverò. Molto, molto bene. Quindi adesso dobbiamo andare a trovare il signor Siska. Giustamente. Infatti, 27.000 follower. Si sale. Andiamo a intervistare Jimmy Siska e lo facciamo in gran classe col Vespino. Però la soggettiva? No, non c'è il manubrio, ma dai. Oh, che cazzo è? Qua. Aspetta, che parcheggio. Bebe. Permesso. Ma chi è questo qui? Ehi, Ghoul, come va? Ho trovato degli abiti della New Dawn. Devi mimetizzarti, no? Wow, grazie. E chi cacchio sei? Falli neri. Un collaboratore. Così spuntato dal nulla. Ingessato bianco, incredibile. Un gangster. Sì? Buongiorno. Sono Jason Lowell. Ah. Sono qui per la sua seduta. Ok, Jason Lowell. Dicono che sei il top. Dai, entra. Grazie dell'ospitalità. Prego. Va bene, iniziamo, ok? Secondo le mie fonti, hai avuto dei dubbi sulla chiesa. Voglio che... Ma che ficus.
Dubbi. Nostro retro. Dubbi è una parola grossa. Non sono più ispirato come con quei capelli, sì. Jimmy, coraggio. Non nasconderci le cose. Hai ragione. Ok. Ok, girano voci su questo posto dove portano i membri della chiesa che hanno dei problemi. E tornano indietro solo dopo un sacco di tempo, sempre che tornino indietro. L'ho sentito anch'io e indovina. Sono solo voci. Tutto qui non sono nei guai? Perché sei sincero? No. Grazie, giuro che non te ne pentirai. Senti, un'ultima cosa. Voglio andare fino in fondo a queste voci. Sai dove si trova questa prigione immaginaria? Non lo so e spero di non scoprirlo. Ma ce l'ha un nome? La Red Room. La chiamano Red Room. Bene, ok. E un'ultima cosa, Jimmy. I tuoi ultimi 5 film erano merda che cagava merda. Ok, testa alta. Ciao. Boh. Praticamente l'ha smontato più che prima. Che seduta di merda. No, ci siamo già cambiati. No. Bene. Forse ho capito come sconfiggere la New Dawn, ma mi manca un pezzo chiave. Jimmy Siska ha paura di una certa Red Room. La mia Vespina. Jimmy Siska in The Red Room. La Red Room sembra una specie di centro di riabilitazione dove mandano i fedeli problematici. Chi ci entra, a volte non ne esce. Se rapiscono le persone, è una faccenda seria. Si va oltre le mie risorse. Vuoi che ti aiuti? No, ci penso io. Cazzo. Miranda. Ciao, sono io, Marcus. Aspetta. Come hai avuto il mio... Yes. Ho bisogno di te. Riguarda la New Dawn. Mai sentito parlare della Red Room? Miranda. Ti mando un indirizzo. Ma Miranda, sei uomo o donna? Non si capisce. Non si sa. Aspetta che freno. Quindi l'ultimo pezzo incontra Miranda alla spiaggia. Mio Dio. Sì, le moto sono la cosa migliore da guidare di tutto il titolo. Permesso, scusate. In effetti c'ha ragione. Grazie. Via. 1 dichiari l'emergenza, prego. No. Giorno del giudizio. La calma. La polizia sta arrivando. Puttana. Vai, butta. Bam. Ottimo, Marcus. Troppo realismo in questo titolo, ragazzi. Oh. Eccoci qua. Dobbiamo fermarlo, guida come un criminale. Vabbè. Porca troia, è là sopra. Incredibile. C'è la polizia, ma tanto adesso si scripta, appena arrivo lì, guarda. Guarda la magia dello scripting, Non è vero. Ah, sì, invece sì. Dai. Esatto, posto. Ma un travestito, Miranda. Stiamo rompendo le palle alla chiesa. Dedsec. Ma chi è? Lo sapevo. Mia mamma. Ho amici che non vedono l'ora di sbattervi tutti al fresco. Ho scelto di lottare. Come facevi tu? Che cosa? No, ti ho vista ai ferri corti. Con la New Dawn ai vecchi tempi. Però, ehi, lo capisco. Ora sei un consigliere. Risparmiati le cazzate su come mi sarei venduta. Quegli stronzi continuano a rovinare la vita alla gente. Insomma, un travestito. Video dei miei interventi. Ma sai che c'è? Vede. Che io me ne frego. Non ho niente da nascondere. Ma è vero.
Adesso sono un consigliere e ho le mani legate. Per questo hai voluto vedermi. Ti serve il mio aiuto. E a te serve il mio. E poi non lascio le cose a metà. Innanzitutto, non credere che la New Dawn sia una chiesa. Che è lussuria. È un'organizzazione criminale. È come la chiesa. Che differenza c'è? Nella Bay Area ce n'è una che non mi torna. Quella lì. È accatastata come centro educativo. Ma è tutto chiuso. Non risponde nessuno. La sicurezza va e viene. A te sembra un centro educativo questo? No. No, sembra più un centro rieducativo. Resto qui in giro. Vedi se scopri qualcosa. Con quelle mani. Grazie, Miranda. Ma volevo sapere il rapporto tra Retro e Miranda. Cioè, che sono parenti, boh, non lo so. Ruba il registro degli ospiti. Marcus, hai già incontrato Miranda? Sì. Pare che il posto sia questo, ma non si sa che razza di posto sia. È ovvio che nascondano qualcosa, però. E per questo cercherò un computer e indagherò. Però, signori miei cari, lo faremo nel prossimo appuntamento. Io vi saluto e vi ringrazio, vi invito a condividere come al solito e alla prossima. Ciao a tutti.